Le semifinali si aprivano con lo scontro Lancia-Subaru tra Miki Biesion e Marco Allen. Uno scontro da finalissima che non vedeva nessuno dei due piloti nettamente avvantaggiato sull'altro. E le cose in pista confermavano i pronostici. Allen da una parte e Biesion dall'altra viaggiavano praticamente appaiati sugli stessi tempi nel corso di entrambe le manche. Alla guida più grintosa di Biesion, Allen rispondeva sfruttando al meglio le qualità della propria vettura e concludeva la prima sfida con un vantaggio lieve sull'avversario. A quel punto il compito di Biesion si faceva particolarmente difficile. Due infatti erano gli obiettivi da raggiungere: il primo quello di battere l'avversario nella seconda manche, il secondo quello di realizzare un tempo di manche inferiore a quello di Allen in modo da garantirsi il passaggio alla finalissima. Il grande campione di Bassano del Grappa centrava i due obiettivi nel corso di una seconda manche impeccabile, mentre Allen accusava qualche difficoltà a reggere il ritmo con la Subaru che faceva qualche capriccio ai bassi regimi. Poca storia invece nell'altra semifinale, con Kankkunen sempre davanti e con Kunico ad arrancare con i pneumatici della Forziera Cosworth 4x4 ormai andati. La Lancia Martini del finlandese vinceva entrambi gli scontri con autorità. Ancora una volta i passaggi di Kankkunen erano sottolineati dal pubblico in delirio, mentre Kunico riusciva comunque a dare spettacolo e a confermare tutte le sue qualità di pilota. Kankkunen si proiettava quindi verso la finale, mentre Kunico si congedava dalla Ford nel modo migliore, nel modo in cui solo i grandi campioni sanno fare. E forse, senza qualche problemino di troppo, specialmente ai pneumatici, la lotta sarebbe stata ancora più accesa e il risultato più incerto a tutto vantaggio dello spettacolo. Ma la grande sfida stava giungendo al suo epilogo e tra l'ovazione del pubblico erano le due Lancia Martini Michelin di Juha Kankkunen e Miki Biesion a scendere in pista per la disputa della finalissima. Già nelle qualificazioni i due si erano scontrati e il risultato di un eventuale ulteriore scontro si presentava incertissimo. La gara confermava questa assoluta incertezza. Nella prima manche Miki Biesion partiva velocissimo, ma il distacco tra i due non superava mai il mezzo secondo. La finale, su tre giri, impegnava duramente i piloti attenti ad andare al massimo, ma anche a non cadere in facili sbagli. Biesion si aggiudicava comunque la prima manche e il pubblico impazziva di gioia. Nella seconda, dopo un avvio veloce di Biesion, che sembrava poter chiudere subito i conti, era invece Kankkunen a recuperare e ad andare a vincere sempre con un vantaggio strettissimo. Let your tears run free. It's all.
Veniva quindi il momento della manche decisiva. Biesion in partenza sbagliava qualcosa, accusando alla prima tornata un netto svantaggio. Ma il Veneto recuperava lentamente nella seconda tornata, per poi presentarsi alla fine del terzo e decisivo giro praticamente appaiato all'avversario in fondo al rettifilo d'arrivo. La volata era entusiasmante e i due passavano sul traguardo praticamente appaiati. Quando dagli altoparlanti gli speaker annunciavano la vittoria di Biesion per soli 3 centesimi di secondo, la folla andava in delirio. Una grande conclusione per uno spettacolo di valore assoluto interpretato da 2 grandi attori del rallismo mondiale. Una sfida bella che ha regalato momenti di intensa emozione al pubblico presente, che alla fine ha applaudito entrambi gli interpreti. Per Mickey Biesion una vittoria di sicuro buon auspicio per la prossima stagione, una stagione che lo vedrà alla ricerca di quel titolo mondiale sfuggitoli anche a causa dei noti problemi fisici e che è sicuramente nuovamente alla sua portata. Per Kankkunen un successo sfiorato al termine di una stagione che lo ha visto puntuale portatore di punti per il carnet lancia mondiale ed in vista della prossima che lo vedrà ancora una volta, e ne siamo certi, grande protagonista. Ma il Motor Show ha proposto anche tante altre sfide spettacolari ed interessanti. Tra le due ruote motrici la battaglia è stata a grandissimo livello con le due Peugeot 405 MI16 di Aghini e Fabbri che si sono fatte largo nelle qualificazioni battendo ottimi avversari prima di giungere alla finale. Protagonista di questa gara è stato infatti anche Luchi, al secolo Luigi Battistolli, con la BMW M3 della Pro Motor Sport, giunto alla semifinale e qui battuto da Fabbri. Per la BMW M3 di Luchi la pista non era affatto adattissima, ma il gentleman driver veneto ci ha messo tanto di suo, dando spettacolo con controsterzi e intraversate di grande esperienza. La semifinale non ha avuto storia, ma Luchi ha comunque divertendosi e questo era senz'altro il suo scopo. Nell'altra semifinale la Peugeot 405 MI16 di Aghini ha avuto facilmente la meglio sulla Opel Kadett GSI 16 valvole di Travaglia. Il giovane trentino, vincitore quest'anno della classifica delle promotion, non ha potuto opporre più di tanto alla potenza della berlinetta francese. Per lui era soprattutto una giusta passerella di fine anno, una passerella che lo ha comunque visto comportarsi in maniera lodevole. Quasi subito fuori in questa serie Bruno Bentivogli, già in proiezione 1991 e poco attento alla gara bolognese, che non ha certo trovato un'ideale alleata nella Forziera Cosworth, dimostratasi la vettura meno adatta alla pista terra-asfalto del Motor Show. E Paoletta De Martini, troppo impegnata a salire e scendere dall'Audi alla Volkswagen Golf GT 16 valvole per rendersi bene conto di quello che succedeva. Nella finalissima, tra le due ruote motrici, la vittoria è andata a Paolo Fabrizio Fabbri, che ha così, almeno per una volta nel corso dell'anno, superato il suo amico avversario Andrea Aghini. Le due Peugeot hanno viaggiato quasi appaiate per tutti i giri di finale, ma sia nella prima che nella seconda manche, Fabbri è sempre riuscito a stare davanti all'avversario. Grande spettacolo e grande lotta anche nella finale del trofeo riservato alla Lancia Delta 16 valvole gruppo A. Dalle fasi eliminatorie, spettacolari e combattutissime, sono giunti alla finale Gregis e Klein, entrambi alla guida di vetture del team Astra Pirelli. La finale è stata superba e i tempi segnati di grande rilievo. Gregis, campione quest'anno del trofeo Rally Terra, ha avuto la meglio sul tedesco, già campione europeo, vincendo tutte e due le manche di finale. Nell'ultima poi Kleint, nel disperato tentativo di recuperare sull'italiano, si scomponeva più volte, perdendo tempo utile e toccando anche leggermente sotto il ponte di intersezione delle due piste.
Lo spettacolo comunque era di notevole livello e riproponeva ancora una volta all'attenzione di tutti il pilota medico di Bergamo, senz'altro una delle più interessanti figure uscite dalla recente annata realistica. Con il Memorial Bettega si chiude definitivamente la stagione 1990 ed i protagonisti si prendono qualche giorno di meritata vacanza. Ma tutto è già pronto per il prossimo anno e già i migliori si trasferiranno ad inizio gennaio sulle strade francesi e monegasche del Monte Carlo, via ufficiale della stagione realistica mondiale. Un attimo di respiro e poi subito via, verso nuove e sempre più interessanti gare.